Ecco qua, siamo arrivati a Vacuabis. Oggi vento forte a Vacuabis. B&B esternamente, angolo del giardino, con una siepe di begonia stupenda. Questo è l'angolo piscina. Poltroncine relax. Allora, volete fare un tuffetto? Ecco qua, questa è la camera che lasciamo questa mattina. Va bene, se sotto ci mette la marmellata. Allora, lasciamo Baku Abis per andare a Bugerro. Stiamo scendendo a Cala Domestica. Passerella per Cala Domestica. Lungo il percorso per raggiungere Bugerro facciamo una cappatina alla spiaggia di Cala Domestica, spiaggia attrezzata che dista circa 8 km dal centro abitato. Uno scenario di archeologia industriale che si affaccia su uno splendido litorale. Bugerro nasce da un borgo minerario fondato nel 1864. Oggi è un centro turistico. L'attuale borgo, dove spicca la parrocchiale di San Giovanni Battista, è fatto di case disposte a ventaglio sullo scenografico sbocco a mare della valle del Monte Caita. Andiamo a visitare Iglesias. Dal suo nome deriva Iglesiente, il territorio protagonista dell'epopea mineraria sarda, di cui è il centro principale, erede dell'antica diocesi di Sulcis. Iglesias in spagnolo significa chiese. Non a caso, in un luogo dal passato glorioso, specie durante il dominio catalano-aragonese, quando era città regia, spicca la celebrazione dei riti della Settimana Santa in forme e colori di tradizione spagnola. Le processioni dei misteri del martedì e del venerdì santi sono le espressioni più suggestive. Candelieri del 1600. Questi candelieri sono tutti, vengono portati in processione il 15 di agosto e rappresentano tutte le corporazioni. Quanto gli artigiani, questi ultimi. Noi stiamo lavorando adesso. Molto bella, molto bella. Poi è filmato così o meno. Sì, sì, è perché dopo chi è che la vede più? Perché questi candelieri vengono portati a braccia per 4 km per tutta la città nel giorno di Ferragosto. È il candeliere dei minatori. Questa è una fontana medievale che è stata trasferita in chiesa perché in piazza non si può più mettere. Siamo davanti alla cattedrale.
La cattedrale di Santa Chiara, risalente al XIII secolo, una delle pochissime chiese e cattedrali dedicate alla Santa d'Assisi, posta di fronte al municipio. La cattedrale fu edificata tra 1284 e 1288 per volere del conte Ugolino della Gherardesca, famoso per essere stato citato da Dante Alighieri nella sua Divina Commedia. La mania di riparare i fiori con gli ombrelli? Un muro di bicicletta. Allucinante andare sulla torre. Panorama di Iglesias dall'alto della torre Guelfa. Mamma, quanti scalini. Lì inizia il perimetro delle mura medievali. E ci sono altre torri, però non sono visitabili. Ecco, qui iniziano poi le mura medievali, se riusciamo a uscire di qua. La chiesa di San Francesco, dove c'è la statua della Madonna incinta. La statua della Madonna incinta. Ci si può avvicinare perché c'è il vetro. La tua concepolazione, l'ho fatta prima, l'ho fatta prima. Dopo aver visitato il centro storico, lasciamo Iglesias. Questa è una città mineraria che però bisogna prenotare le visite Prendere per la poterla rampa vedere. adesso. Sto filmando. Un'altra città mineraria, però sembra un po' meglio in arnese.